Negli ultimi anni, in ambito comunitario e nazionale, si è assistito a un'importante evoluzione normativa nel settore dei prodotti fitosanitari, volta a salvaguardare il fondamentale bene della salute, attraverso un sistema istituzionale in grado di garantire il rispetto delle corrette condizioni di vendita dei prodotti in questione e l'adozione di buone pratiche finalizzate al contrasto di un utilizzo non corretto dei prodotti fitosanitari, tenendo conto anche degli effetti di tali trattamenti sulle persone e sull'ambiente. In questa puntata di Campagna Sicura tratteremo proprio il tema della sicurezza sul lavoro in ambito agricolo, nello specifico per l'utilizzo di macchine irroratrici e lo svolgimento di tutte quelle attività relative alla somministrazione dei prodotti fitosanitari. I pericoli derivanti da un uso non corretto dei prodotti fitosanitari su colture e derrate alimentari sono numerosi. Qual è l'impatto sulla salute dell'operatore e del cittadino? Un incidente sul lavoro fatto con un mezzo meccanico, diciamo che ha un impatto immediato perché comunque c'è un taglio, c'è una frattura o addirittura la morte. E quindi, come dire, solitamente si ha la percezione che l'incidente fatto con il mezzo meccanico sia più impattante. In realtà non è vero, perché purtroppo i problemi derivanti dall'utilizzo dei fitofarmaci in maniera scorretta vengono fuori con il tempo e quindi, se non ben utilizzati, si possono avere eritemi, si possono avere problemi respiratori, addirittura tumori. Queste le patologie più importanti che vengono fuori nel lungo termine. Soprattutto le allergie e le dermatiti, insomma, sono quelle più, come dire, fastidiose, no? E che si considerano persistenti e che si considerano di meno. Un'altra conseguenza importante in merito al male utilizzo dei fitofarmaci è l'impatto diretto che ha sul consumatore, soprattutto in termini, come dire, di precauzione e di tempi di carenza. I tempi di carenza sono quelli prescritti in ogni confezione che determinano il periodo che deve andare obbligatoriamente dall'ultimo trattamento alla raccolta e al successivo consumo. Diciamo che ci sono anche altri aspetti saltuariamente, ma succede che i cittadini comuni utilizzino i fitofarmaci nel loro giardino o sulle piante che hanno nel balcone. E qui, quando non c'è l'esperienza, quando non c'è la conoscenza, qui vengono fuori i problemi più grandi, perché comunque pensiamo che siano sciocchezze che in realtà non sono. Da questo quadro che ho fatto nasce la necessità obbligatoria di un'attenzione sull'utilizzo di tutti i prodotti fitofarmaci e soprattutto, ripeto, sia sulla manipolazione, sulla preparazione e sia sui tempi di carenza. Questi sono assolutamente, a mio avviso, i due aspetti da tenere sempre più sotto controllo. Questi mezzi devono essere messi a norma. Cosa significa? Significa che la normativa ti impone che ogni 5 anni sia la barra che l'atomizzatore abbiano un controllo funzionale da parte degli esperti. Controllo funzionale cosa significa? Significa fondamentalmente verificare se tutti i pezzi, tutti i componenti essenziali di queste macchine sono perfettamente funzionanti. Attenzione a non confondere tra controllo funzionale e taratura. Controllo funzionale, diciamo prima, è tutti i mezzi ci siano funzionanti. La taratura invece va a intervenire sulla ottimale utilizzo del mezzo per quel tipo di cultura che uno va a svolgere, perché probabilmente se utilizzi su un vigneto è un discorso, se lo utilizzi su un frutteto che ha un'altezza magari superiore è un'altra questione, quindi occorre regolare il mezzo per quel tipo di cultura in cui vai a svolgere. Il controllo funzionale, essendo obbligatorio, è praticamente un costo a carico dell'imprenditore. La taratura, essendo volontaria, può essere ottenuto un contributo da parte della regione in proposito. Altrettanto importante, ovviamente, è la presa di conoscenza da parte dell'operatore professionale per quanto concerne l'utilizzo dei presidi chimici in agricoltura. La distinzione che fa la normativa ultimamente è quella tra utilizzatore professionale, cioè tutti gli agricoltori che commercializzano i propri prodotti, da utilizzatore non professionale, per capirci, lobbista, colui che materialmente ha due piante di pesco nel giardino o ha due piante, diciamo così, di fiorite nel balcone di casa. In quel caso non occorre una professionalità specifica, mentre per l'utilizzatore professionale occorre invece avere un patentino, quindi andare a acquisire il prodotto dal rivenditore attraverso l'autorizzazione specifica rilasciata dalla Regione Marche. Il patentino, che è questo che voi qui vedete, viene rilasciato a seguito della partecipazione di un corso che nel primo caso, nel primo rilascio, è di 20 ore. Nel caso del rinnovo, che avviene dopo 5 anni dalla durata del patentino, è di semplicemente 12 ore.
quali altri dettagli è opportuno conoscere se parliamo di questo settore e se continuiamo a parlare ovviamente per il professionista e quindi l'agricoltore professionale che ha nelle sue colture l'obbligo di utilizzare fitosanitari. Un'attenzione estrema per quanto concerne l'utilizzo di questi prodotti, perché questi prodotti sono comunque sia sempre abbastanza tossico-nocivi. Da questo punto di vista occorre anche tenere presente qual è l'altro obbligo essenziale per quanto riguarda il discorso dei fitofarmaci, cioè il registro dei trattamenti o quaderno di campagna che dir si voglia, che l'agricoltore è tenuto a avere e conservare per almeno 3 anni dalla chiusura dell'annata agraria in propria azienda. In questo registro loro devono in qualche modo annotare tutti i trattamenti che svolgono nell'azienda stessa sulle varie tipologie di colture, soprattutto annotando, che questo è importante, la data di esecuzione del trattamento stesso, perché è su quella data che viene poi calcolato il tempo di carenza, quel periodo intercorrente tra l'ultimo trattamento e il momento della raccolta e quindi della commercializzazione del prodotto. Se io do un trattamento al pesco il giorno prima della raccolta, quel trattamento, quindi quel residuo fitopatologico che rimane sul pesco, viene poi trasmesso inevitabilmente al consumatore nel momento in cui il consumatore va a acquistare presso il rivenditore o direttamente in azienda il prodotto stesso. Di qui l'importanza di segnare nel registro questi, diciamo così, queste date, quindi questi accorgimenti, in modo tale che si sappia con certezza qual è il momento del trattamento e quindi qual è il momento in cui si può andare tranquillamente a raccogliere e a vendere il proprio prodotto. I macchinari che vengono utilizzati per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sono essenzialmente di 2 tipi, per le colture arboree e gli atomizzatori, per le colture erbacee le barre irroratrici. Questi macchinari servono a distribuire miscele di prodotti fitosanitari diluiti in acqua. I prodotti fitosanitari sono dei preparati che vengono impiegati in agricoltura essenzialmente per la difesa delle piante. Questi prodotti presentano diversi rischi. Come riportato nelle indicazioni in etichetta, possiamo avere un rischio chimico, un rischio fisico e anche un rischio di inquinamento ambientale. Per cui l'operatore che distribuisce questi prodotti deve sapere che corre comunque dei rischi. Per evitare dispersione accidentale di prodotto è opportuno che queste macchine siano tarate, regolate, e per questo appunto è opportuno tenere presente che ci sono diverse parti della macchina che vanno controllate. Ad esempio deve funzionare regolarmente il manometro, che è l'indicatore di pressione, devono essere controllati periodicamente gli ugelli, che sono appunto gli organi che permettono alla miscela di fuoriuscire. In questo caso parliamo di una barra irroratrice. Se nell'atomizzatore che abbiamo visto precedentemente la miscela viene distribuita attraverso dei polverizzatori, veicolata sulla superficie fogliare le colture arboree attraverso un ventilatore, per quanto riguarda invece le colture erbacee la miscela si distribuisce attraverso una barra è dotata di opportuni distributori che si chiamano ugelli. Quello che vedete è un ugello normale che proietta la miscela sul campo con una forma a ventaglio. Questo invece è un ugello con un dispositivo antideriva, il che significa che la nube che viene proiettata nel terreno è meno soggetta alla dispersione in ambiente. Tutti i dispositivi per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono essere corredati da un piccolo serbatoio contenente acqua pulita, la quale va cambiata frequentemente, e questa serve in caso di un accidentale contatto della cute e delle congiuntive degli occhi con il prodotto fitosanitario, sia durante la distribuzione, dato che ci troviamo lontani dal centro aziendale e quindi da una fonte d'acqua per potersi sciacquare, sia durante le fasi di miscelazione e preparazione del prodotto. L'importanza di avere anche un deposito dei prodotti a norma. Sì, nelle aziende agricole che fanno uso dei prodotti fitosanitari è opportuno che questi siano conservati a norma di legge. Laddove il quantitativo di fitofarmaci immagazzinati sia ingente è opportuno disporre di una stanza apposita, mentre per le piccole aziende è sufficiente avere un armadietto chiuso a chiave. L'importante appunto è avere una chiusura con lucchetto che impedisca l'accesso ai non autorizzati. E gli autorizzati sono i possessori del patentino per l'acquisto e l'utilizzo dei fitofarmaci. La stanza o l'armadietto deve rispondere a diversi requisiti.
Alcuni di questi sono ad esempio le superfici impermeabili. Il materiale che si usa più di tutti è ad esempio la lamiera. Non sono opportuni ripiani ad esempio in legno che possono assorbire eventuali fuoriuscite. Un altro requisito è la disponibilità di aperture per l'arieggiamento, quindi nel caso di armadietti feritoie, nel caso di stanze vere e proprie finestre o sistemi di areazione. Inoltre è opportuno identificare il sito con un'adeguata cartellonistica che indichi il pericolo di intossicazione. In effetti qua sono contenuti e custoditi dei veleni. Per l'utilizzo di questi prodotti è opportuno sapere alcune informazioni che dobbiamo leggere in etichetta. Nell'etichetta è importantissimo saper leggere quali sono i simboli di rischio. Per esempio in questo caso abbiamo un simbolo di pericolo per l'ambiente. Si vede chiaramente un pesce morto e una pianta senza foglie. Colgo l'occasione per ricordare che recentemente i simboli sono stati armonizzati in tutta l'Unione Europea e sono leggermente variati, per cui quelli che troviamo sui flaconi, come in questo caso con il fondo arancione, sono leggermente variati. Per esempio nel caso del prodotto nocivo non c'è più una croce di Sant'Andrea ma un punto esclamativo. Un altro fondamentale documento utile per tutti coloro che entrano in contatto con queste sostanze è la scheda di sicurezza. Qui troviamo molte informazioni riguardanti i vari aspetti dell'utilizzo di questi prodotti. Per quanto riguarda l'operatore professionale è fondamentale per sapere quale tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzare e per sapere qual è l'esposizione il punto 8. Qui troviamo descritti esattamente quali sono i vari dispositivi che bisogna utilizzare per ogni prodotto fitosanitario. Infatti non tutti i prodotti fitosanitari sono tossici allo stesso modo, per qualcuno è opportuno proteggersi di più, per altri invece bastano dei semplici accorgimenti e non bisogna quindi adoperare la maschera col filtro per tutti i prodotti fitosanitari. Quindi è importante essere informati e richiedere la scheda di sicurezza. Deve essere fornita dal venditore di prodotti fitosanitari, ma può essere anche reperita in maniera gratuita sui siti dei produttori di fitofarmaci. Ora parliamo delle strategie per diminuire al massimo il rischio di intossicazioni. Chi ci dice quali dispositivi dobbiamo utilizzare è la scheda di sicurezza, al punto 8. Abbiamo una tuta usa e getta, che corrisponde alla categoria 3, protezione dal rischio chimico. Abbiamo dei guanti che sono di due colori, all'interno un colore più chiaro in contrasto col colore all'esterno. Questo perché? Perché durante l'attività agricola può capitare di usurare, di logorare il guanto e quindi senza che ce ne accorgiamo di avere un passaggio di prodotto fitosanitario all'interno sulla cute. Vedere il colore più chiaro è un indice che il guanto è logorato e che quindi va sostituito. Poi a seguire vediamo una maschera. I filtri da impiegare in agricoltura sono essenzialmente di due tipi: uno contro le polveri, lo possiamo riconoscere dalla lettera P, e uno contro gli aerosol, le sostanze chimiche, individuato dalla lettera A. I colori sono rispettivamente il bianco e il marrone. Questi filtri si possono trovare singoli o combinati in un unico filtro e possono essere installati sia sulle maschere, sia nel caso in cui si facciano trattamenti con un cabinato, al di fuori della cabina, in modo che questa diventi un luogo sicuro nel quale operare anche in assenza di dispositivi di protezione individuale. Dopo aver visto alcuni dei dispositivi di protezione individuale che possono essere utilizzati, però dobbiamo fare un discorso relativo all'organizzazione aziendale, quindi il rischio, oltre che contrastato con l'utilizzo di questi dispositivi, può essere a priori ridotto con l'adozione di opportune strategie, ad esempio sistemi di agricoltura a basso impatto, la scelta ad esempio di prodotti fitosanitari con il più basso grado di tossicità e l'adozione di tecniche di coltivazione come la lotta integrata, la lotta guidata o il biologico ad esempio, che riducano al minimo l'impatto. In base a quelli che sono gli utilizzi che ne fa nella sua azienda, lei passa parecchie ore su mezzi che in qualche modo trainano irroratrici? Sì, io passo quasi tutti i giorni, quando faccio quei trattamenti, sul mezzo con l'idrotatrice, sia atomizzatore che sia l'idrotatrice con le base. Quale tipo di formazione ha seguito per poterli utilizzare? Io sono un perito agrario, quindi anche con la scuola ho avuto un insegnamento di base sui prodotti. Poi anche dei corsi professionali organizzati da venditori di prodotti, dalle ditte specializzate. Ho cercato sempre di tenermi informato. Secondo lei è importante la prevenzione su questo settore? È basilare perché
perché i prodotti sono parecchi e si utilizzano sempre di più rispetto al passato. Di conseguenza bisogna avere una base per poterli utilizzare. Dopodiché dopo ci sono mezzi più sofisticati e meno sofisticati, ma una base è indispensabile. La tecnologia aiuta e più andiamo avanti sicuramente sarà sempre meglio, però c'è sempre bisogno di una preparazione. Un bel esempio di come in qualche modo utilizzare i fitosanitari con una irroratrice a mano. Ma lei non ha paura di respirare il prodotto? Ma una volta non c'era tutta questa difficoltà. Meglio oggi che i tempi sono cambiati e siete sicuri? Meglio oggi come qualche sistema di lavoro, ma è peggio pure le burocrazie.